Le porte della chiesa che si aprono, gli invitati che voltano all'unisono lo sguardo alle loro spalle, una donna che entra in scena trionfalmente vestita di bianco, sorridente. La scena più classica alla quale si può assistere partecipando a un matrimonio, verrebbe da pensare. Peccato che gli occhi dei presenti si siano improvvisamente sgranati per lo stupore, accorgendosi che la persona in questione non era affatto la sposa, e, anzi, non le assomigliava nemmeno un po'. Un siparietto davvero assurdo quello al quale si sono trovate ad assistere centinaia di persone, spiazzate da quella presenza decisamente inattesa. Cosa stava succedendo? A spiegarlo è il Mirror, che ha ricostruito la bizzarra vicenda proveniente dal Sudafrica, dove una donna ha pensato bene di organizzare lo spettacolo per vendicarsi dell'ex fidanzato che, dopo averla lasciata tempo addietro, si era rifatto una nuova vita ed era pronto a convolare a nozze. Continua a leggere dopo la foto, una vendetta in piena regola, servita in maniera decisamente originale. Tutto è successo nella città di Benoni, nella zona nord-est della provincia di Gauteng. La donna si è presentata in chiesa con l'abito da sposa e il velo, come fosse la protagonista della cerimonia, anticipando di qualche minuto l'ingresso dei futuri marito e moglie. Qualcuno tra gli amici dell'uomo in procinto di ricevere il sacramento l'ha però riconosciuta proprio come l'ex fidanzata di lui, intervenendo prontamente. Continua a leggere dopo la foto, alcuni presenti l'hanno infatti accerchiata e hanno tentato di convincerla ad andarsene per non rovinare con le sue intemperanze quello che doveva essere un giorno di festa. Alcuni parenti dello sposo hanno invece perso la calma, iniziando a urlare terrorizzati nel bel mezzo della chiesa, temendo che la situazione potesse degenerare. Gli utenti si sono invece scatenati nel commentare l'accaduto sui social una volta che le foto hanno iniziato a fare il giro del web. Continua a leggere dopo la foto, i nodi vengono sempre al pettine nel peggiore dei modi, pontifica un utente, imitato da altri che hanno approfittato dell'occasione per sfoderare la propria ironia. Questa donna è leggenda, scrive un altro, parafrasando il titolo di un noto film con Will Smith. Non manca chi ha però difeso il povero sposo, sicuramente imbarazzatissimo. Poveraccio, hai tutta la mia stima per non aver perso la testa.